A voi è stata data la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole? Di lui si vergognerà il Figlio dell'uomo quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, un'altra volta vi saluto cordialmente in questa Santa Messa. In modo particolare saluto coloro che sono anziani, ammalati e ci seguono dai loro letti, ospizi, ospedali. Veramente desidero che anche loro siano con noi nella preghiera e nello spezzare il pane, e noi tutti raccomandiamo nelle nostre preghiere tutti coloro che soffrono, perché riescano a unire i loro dolori con i dolori di Cristo, così in pienezza saranno uniti a Cristo e con la sua parola e con il suo corpo e il suo sangue che si offrono a noi in ogni santa messa. Lo stile di vita che nel 1206 ha iniziato San Francesco d'Assisi si è diffuso in tutta Italia. Già nel 1212 San Francesco ha deciso di allargare, diffondere questo stile di vita anche fuori dall'Italia. Va ad Ancona, dove aveva intenzione di andare, aveva intenzione di andare in Siria, dove c'erano le guerre per liberare i luoghi santi nella Palestina. Alla fine di quel stesso anno, Francesco è andato con la barca da Ancona, ma i venti hanno spostato la sua barca sulle sponde dell'Adriatico croate. Così San Francesco, guidato dalla mano di Dio e dalla provvidenza di Dio, si è trovato sul territorio croato, nel quale dopo nei secoli si è sviluppato il carisma francescano e lo stile di vita seguendo le orme del santo d'Assisi. 5 anni dopo quell'evento famoso, molto importante per la storia dell'ordine francescano e per la storia del popolo croato e la Chiesa cattolica, in una riunione ad Assisi, 14 maggio del 1217, i frati hanno diviso la loro opera in 11 regioni, 11 province,
per poter annunciare la parola di Dio in modo più operante. Tra queste province c'era anche la provincia ungherese. In questa riunione generale ad Assisi c'era anche il provinciale di Ungheria. Al ritorno nella sua provincia, con sé ha portato tanti fratelli che senz'altro avevano imparato ungherese. Quando sono sbarcati sulla parte croata dell'Adriatico, hanno cominciato subito a predicare e annunciare la parola di Dio. Per la loro grande sorpresa, hanno capito che il popolo non li capiva. Il popolo al quale predicavano non era la lingua né italiana né lingua ungherese. Loro in pratica non sapevano che esistevano questi missionari francesi e missionari italiani e francescani, e i missionari stessi non sapevano nemmeno che esistesse la lingua croata. Per le difficoltà che ha incontrato questo provinciale, è ritornato ad Assisi per esporre la situazione nella quale si è trovato e per ricevere insegnamenti necessari dopo aver esaminato bene tutte le circostanze. Hanno chiamato questa provincia provincia slava. Questo cambiamento è avvenuto circa nel 1230. Siccome tutti i conventi erano in Dalmazia, questo nome è cambiato molto presto nella provincia dalmata. Nonostante tutte le difficoltà, francescani hanno continuato a predicare e hanno sviluppato la pastorale ovunque dove arrivavano. Subito nascono conventi a Zara, Trau, Spalato e Ragusa, e di là hanno diffuso la loro opera in Bosnia, perché c'era proprio il nucleo dell'ipocrisia. Nel 1339 i francescani nella Bosnia hanno ricevuto dall'imperatore bosniaco la casa per abitarci. Dopodiché sorgono tanti conventi e case dalle quali i frati lavoravano nella loro pastorale in tutta la Bosnia ed Erzegovina. In quel periodo certamente il luogo particolare aveva Nikola Tavelic, nato a Sebenico nel 1340. Era un francescano da Sebenico, il quale era missionario per 12 anni in Bosnia e con gli altri francescani ha condiviso la situazione difficile dei primi passi missionari nelle montagne di Bosnia ed Erzegovina. Dopo 12 anni dell'opera missionaria, quando le circostanze politiche sono diventate molto difficili, Nicola va con altri tre fratelli in Terra Santa e a Gerusalemme ha vissuto il suo martirio. La sua canonizzazione è la vera immagine della realtà spirituale che nei secoli si svolgeva tra i francescani croati e il popolo al quale erano affidati come annunciatori della buona novella. La verità sul martirio e sulla santità di San Nicola Tavelic non entrava facilmente nelle istituzioni cattoliche e ci volevano 5 secoli
per iniziare il processo di beatificazione e canonizzazione, e la Santa Sede nel 1889 ha approvato la venerazione di Nikola Tavelić nella diocesi di Sebenico, e nel 1898 in tutto ordine francescano e 2 anni dopo anche in Terra Santa. A giugno del 1970 Papa Paolo VI a Roma ha canonizzato Nikola Tavelić santo, l'ha proclamato santo e il primo santo del popolo croato. La sua canonizzazione è forse evento e raduno più impressionante nella storia del popolo croato. Io personalmente ci sono andato a Roma, c'erano circa 25.000 croati dalla Croazia e dal mondo intero, una gran folla di gente da tutte le parti dell'ex Jugoslavia, con un entusiasmo enorme sono andati nella città eterna a Roma per partecipare a un evento unico nella storia del popolo croato. Era il primo santo canonizzato, primo croato francescano, Nikola Tavelić. La gioia altrettanto grande era nei cuori di coloro che hanno abbandonato la loro patria abbandonando Croazia, cercando una vita migliore in tutto il mondo. Il luogo particolare avevano un posto particolare, avevano coloro che erano emigranti politici dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per la paura non potevano tornare in Croazia, ma a Roma sono arrivati per la canonizzazione di San Nicola tanti croati dall'Australia, America, Europa occidentale. Volevano parteciparvi a questo evento straordinario, e così potevano incontrare i loro familiari, perché nella patria non potevano tornare. Dopo 25 anni tanti genitori che ormai erano vecchi avevano occasione di vedere i loro figli, che nel 45 erano ragazzi, adesso erano uomini maturi con i capelli bianchi. Erano incontri pieni di emozione, incontri tra i genitori e i figli, fratelli e sorelle, parenti, amici, conoscenti. E proprio quel giorno, che ha un significato grandissimo nella storia della Chiesa croata, era un evento irripetibile, unico, che aveva effetti molto positivi per tutti i croati, sia nella patria sia all'estero. Ogni martirio, e anche il martirio del nostro primo santo, è il dono di Dio alla Chiesa. Nella Costituzione del Concilio Lumen Gentium, la luce del popolo, sta scritto così: il martirio per il quale il discepolo comincia a somigliare al maestro che ha ricevuto la morte per la salvezza del mondo ed è uguale a lui nel versare il sangue, la Chiesa considera un dono particolare e un'approvazione dell'amore. Questo è donato ai pochi, ma tutti devono essere pronti a riconoscere Cristo davanti agli uomini e seguirlo sulla Via Crucis durante la persecuzione, tutte le persecuzioni senza le quali la Chiesa non
viveva mai. Il martire testimonia la sua perseveranza nel suo credo e nella sua vita pratica. Il martirio cristiano è la misura più grande della santità. Il martirio con la propria vita porta Dio al mondo, e gli uomini martiri arrivano all'unione divina. Ogni martire è in conflitto con i valori del mondo, perché lui realizza i valori di Dio. Gesù ha accettato i valori che erano completamente contrari ai valori della sua epoca. Per Gesù i beati sono i poveri e non i potenti. La pace nasce nel cuore e non con la forza della spada. La ricchezza, il benessere non sono segni della generosità di Dio. Il martire non odia il mondo e i suoi valori, ma soltanto annuncia e manifesta i valori nuovi e veri che si realizzano soltanto in Dio e nell'unione con Lui. Se qualsiasi martire dovesse morire con l'odio, odiando i propri nemici e nemici di Cristo, non sarebbe testimone di Gesù Cristo crocifisso e risorto. Questo sarebbe un fanatico, e fanatici vanno verso la morte per odio, per protesto, mai per amore, mai per sacrificio. Il martirio per il Cristo è il luogo e il fatto che dovrebbe essere la vita di tutti i cristiani. Il martirio è il momento in cui l'odio si trasforma nella morte. Tutto ciò che si è manifestato in Cristo, tutto dovrebbe essere manifestato anche nei Suoi discepoli. Così loro in sé realizzano il vero amore, cioè la vita per gli altri. Il documento del Concilio, la luce del popolo, ci ammonisce. L'essenziale dell'amore cristiano è nel sacrificio per gli altri, perciò donare la vita per gli amici è l'amore supremo. La morte di Gesù di Nazaret è il modello continuo come riconoscere il vero martire cristiano. Questo Gesù l'ha fatto per noi, per tutti gli uomini della sua epoca e fino alla fine del mondo. L'hanno fatto tanti suoi discepoli, testimoni del vero amore verso Dio e verso l'uomo. Così ha testimoniato anche il nostro primo santo, il martire San Nicola Tavelic, al quale sono dedicate molte chiese croate, molte cappelle. Lui è modello da seguire per tutti noi. Amen, sia lodato Gesù Cristo.